Buongiorno a tutti, mi hanno dato 25 giorni di sanzione. Con i 5 che avevo già accumulato per essere salito sul tetto, siamo a 30. E sono il parlamentare della Repubblica maggiormente sanzionato nella storia della Repubblica italiana. L'hai detto te, sanzionateci, mica che... C'è mia madre là, nel pubblico, non so quanto sa, io non sono stato neanche mai espulso dalla scuola. Non ho alzato un dito, non ho detto una parolaccia. Ma che vuoi far bravo ragazzo tutta la vita? Esatto, non ho detto niente, un mese e mezzo fuori dalla camera, però già vi annuncio che stiamo predisponendo il Sospesi Tour e in 23 abbiamo preso vari camper, gireremo tutta l'Italia dalla Valle d'Aosta alla Sicilia a Sardegna con Brescia. Sospesi Tour. Questi giorni ho avuto un po' di febbre e poi sono stato a casa e mi sono messo a studiare e a pensare. Vi do qualche, come dire, provo a fare dei collegamenti, le cose stanno succedendo, strane, secondo me molto positive, perché quando il sistema fa delle cose così imbarazzanti, perché evidentemente sente l'odore della fine, per cui si arrogga, è così, i sistemi fanno in questo modo, rielegge lo stesso Presidente della Repubblica, utilizza per la prima volta la ghigliottina, sospende dei parlamentari, io mi sono letto degli stenografici, negli anni 50 c'erano parlamentari della destra, il movimento sociale, i comunisti, staccavano gli scranni, li davano in testa ai ministri, cose incredibili, io per aver impedito la Speranza di mentire 25 giorni fuori dalla Camera. E sono pochi magari! Comunque, scusami, quando il sistema appunto dà queste sanzioni assolutamente, veramente fasciste, esagerate, perché sente l'odore della fine, quindi queste sono delle cose molto positive, e fa delle cose strane, tra cui anche questa accelerazione della crisi di governo per mettere Renzi, che è uno dei tanti, una delle tante marionette, insomma va trattato come Franceschini, come Pezzani, come Letta, come Fioroni, insomma gente che vale poco. E chi ci sta dietro? Io ho iniziato un po' a riflettere, certamente, mi sentite? Ho iniziato un po' a riflettere. Renzi si candida da giovane a presidente della provincia di Firenze, viene eletto, non è che fa un ottimo risultato, rimedia anche una condanna per danno erariale, perché praticamente prende delle persone e le assume in un suo ufficio dove non poteva assumerle perché poteva metterci lì solamente delle persone con determinati titoli di studio, quindi le paga di più di quanto le avrebbe dovute pagare, e questo si chiama danno erariale, condanna dalla Corte dei Conti in primo grado. Ah, lui c'ha le condanne in macchina, vedete? Cittadini informati, organizzativi, fotocopie e via. Grande. Sono tre, ce l'ho in macchina. Perfetto. E tra l'altro, qualche giorno prima di essere candidato dal centrosinistra alla provincia di Firenze, Renzi si fa assumere, cedendo poi le quote della propria azienda, la CILD SRL, si fa assumere in un posto da dirigente dal padre. Di modo che da quel giorno ad oggi lui sta in politica, sta accumulando dei contributi che paghiamo noi come dirigente per una pensione futura, con un posto appunto di rilievo rispetto a quello che occupava. Piccoli stratagemmi italioti. Sì, per carità. Poi si arriva alle elezioni come sindaco di Firenze e lui fa un ballottaggio con Lapo Pistelli, il quale adesso è il vice ministro agli esteri. Suo vecchio amico, vivevano insieme a Firenze, condividevano un appartamento. Vince il ballottaggio e il centrodestra sceglie come candidato avversario un tale Giovanni Galli, che voi tutti vi ricorderete, del Milan pluriscudettato dei Gullit, Van Basten e Rijkaard. Un candidato debole, che è comunque un cacciatore, ne fa il cacciatore che può fare il sindaco. Poi magari sarà pure bravissimo. Comunque non certo, il centrodestra non trova un candidato particolarmente forte per sfidare questo giovane rampante del centrosinistra. Ed è già una cosa strana, no? Comunque Galli riesce miracolosamente ad arrivare al ballottaggio contro Renzi. Che succede in tutti i ballottaggi, anche qua se dovessimo, dovunque, che
dei big di un determinato partito vanno a lanciare la volata per far sì che il candidato del proprio partito vinca le elezioni. Infatti a Firenze ci vanno D'Alema, Veltroni, Prodi. Poi torniamo a parlare di Prodi. Perché succedono delle cose interessanti ultimamente, dobbiamo provare a rimettere assieme. Berlusconi, che è sempre generosissimo e va a fare campagne elettorali dovunque, anche perché le sa fare le campagne elettorali, non ci va. Non va a dare una mano a Galli le ultime due settimane, infatti poi Galli perde e vincerà Renzi. Quell'operazione l'ha gestita Verdini, noto esponente della massoneria fiorentina, nonché plurinquisito per truffe contro truffe, inquisito, non ancora condannato. Colui che, sotto dettatura di Berlusconi, ha dettato la legge elettorale a Renzi qualche settimana fa. Colui che è stato pizzicato qualche settimana fa con Nicola Cosentino, molto amico del clan dei Casalesi, i camorristi più importanti, qualche giorno fa è stato pizzicato in un bar in centro alle 9:15, di fronte a un cappuccino e un mocaccino, sono molto molto informato, a provare a rimediare dei voti di Gall, dei senatori, per poter, in caso di crisi, sapete di voti, perché i voti in Senato sono pochi per questo governo, di rimediare qualche voto. Tutto torna, Verdini, quello che praticamente ha aiutato Renzi a diventare sindaco di Firenze, pur essendo Renzi un esponente di uno schieramento avversario. Non è un caso che l'anno dopo Renzi se ne va di nascosto, anche se i giornalisti li pizzicano, mandati da Berlusconi, che non è fesso per niente, ad Arcore a parlare privatamente con l'allora senatore Berlusconi. Lo stesso Renzi negli ultimi mesi ha ricevuto un appoggio incredibile da parte del gruppo L'Espresso di De Benedetti su Repubblica, non so se vi ricordate, io dico sempre Renzi mangiava un tramezzino e si parlava della digestione straordinaria di Renzi. Qualsiasi cosa facesse Renzi sembrava, nessuno digerisce come lui. Remida. Nessuno. Poi si scopre che De Benedetti ha dei guai finanziari con una serie di sue aziende, tra cui una che si chiama Sorgenia, che vanta un debito di 1,87 miliardi di euro, alla quale tra l'altro è stata abbonato il pagamento in legge di stabilità di 40 milioni di euro di tasse che doveva pagare, perché lì, sapete, nella legge di stabilità la finanziaria, i lobbisti entrano, convincono, controconvincono. C'era la donna di Sorgenia, era lì fuori dalla commissione bilancio, dove appunto si discute la legge di stabilità. Tutto torna. E De Benedetti gli serviva qualcuno, una faccia da mettere brava per poter prendere voti e poter entrare in politica a gamba tesa, come fece Berlusconi nel 94. Solo che Berlusconi ci mise la sua di faccia, perché è uno che ci sa fare. De Benedetti no, uno sta in Svizzera, sta nel suo bellissimo resort, per cui ha trovato Renzi, gli ha lanciato la volata in questi ultimi mesi. Lo stesso Renzi che comunque doveva dare dei favori all'ala invece di centrodestra una volta per essere diventato sindaco di Firenze. Ai Verdini e compagnia, e quindi non è un caso che cerchi in Berlusconi l'interlocutore per la legge elettorale, lo faccia diventare un nuovo padre costituente, come dice Travaglio, forse perché si dovrà costituire prima o poi. Probabilmente sì. Lo faccia salire al colle, dica che tra loro c'è profonda sintonia. Non è un caso che Berlusconi esce dalle consultazioni un condannato per frode fiscale, cioè un ladro di tutti, uno che ha rubato a tutti noi, esce dalla sala di Renzi, dove hanno parlato segretamente, e questo fa meno scandalo di Beppe Grillo, che gli dice: io con te non sono antidemocratico. In Italia fa più scandalo Beppe Grillo e dice: con voi antidemocratici io non sono democratico, questa è la frase, con voi, piuttosto che 7-8 minuti di buio tra un condannato per frode fiscale e un ex sindaco nominato non si sa come in 448 senza passare per le urne, che ha mentito ripetutamente, che deve dei favori a questo stesso Berlusconi. Allora capisce anche perché nominano Orlando ministro della giustizia, un Orlando che è contro l'ergastolo per i mafiosi, che è contro il 41 bis, che è contro l'obbligo di procedimento da parte dei magistrati. C'è uno che più o meno, sarà un caso, è d'accordo con quello che c'era scritto per filo e per segno nel famoso papello che faceva parte della trattativa Stato-mafia. Perché nel papello c'era scritto questo. Tante cose il centrosinistra le ha già fatte nel corso degli anni senza raccontarci. Però il papello quello diceva: via il 41 bis, l'ergastolo non ci piace, insomma cose molto molto strane. E ultimamente ho pensato un po' alla figura di Prodi.
Mi è sembrato molto strano che nel processo per la compravendita dei senatori, che vedeva coinvolto il suo governo, si è costituito parte civile, giustamente, Grasso. Ah, che bravo Grasso, si è costituito, ha fatto una cosa normalissima. Cioè, Presidente del Senato, è ovvio che si costituisce parte civile in un processo che vede la possibile compravendita di senatori. Ma Prodi, che fu fregato da quella compravendita, vi ricordate la mortadella, no? Prodi ha deciso di non costituirsi. E ha subito detto, io al colle mai. Strano che nessuno gliel'aveva chiesto. Io al colle mai. Io credo che in questa situazione ci sia un avvicinamento preoccupante di potere industriale, di Confindustria. Squinzi ha criticato moltissimo Letta, del potere di Berlusconi che chiede sicurezze dal punto di vista giudiziario. Berlusconi ormai gli interessano due cose, ma gli sono sempre interessate due cose: salvare le prove aziende e non finire in galera, punto. De Benedetti che cerca appunto di risistemarsi, vedete, tutte queste forze confluiscono in Renzi. Secondo me Prodi sta provando in ogni modo ad essere il prossimo Presidente della Repubblica. Credo che Napolitano a breve si dimetterà, perché poi Napolitano, che è quello che è, il peggiore Presidente della storia della Repubblica, è stato fregato in questi giorni. È stato fregato comunque. È stato messo sotto ricatto, perché se il giorno prima della possibilità di discutere l'impeachment presentato al Movimento 5 Stelle in aula, escono sul Corriere della Sera 3 interviste, una a Prodi, l'altra a Monti, che comunque è stato silurato alla fine dallo stesso Napolitano, e l'altra a De Benedetti, e tutti e tre raccontano che in tempi addirittura precedenti al problema dello spread, alla caduta del governo Berlusconi, Napolitano già parlava con Monti per pensare a un cambio di governo, per cui compiva comunque un abuso di potere. Non è un caso che siano uscite quelle telefonate proprio in quel momento, quando si poteva portare l'impeachment in aula, che magari non sarebbe passato, ma discutere della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica in aula è uno, perdonatemi, uno sputtanamento globale. E un uomo di 90 anni che vuole uscire con l'onore delle armi non se lo può permettere, quindi è stato costretto ad affidare il governo a Renzi, che è già un manovrato. Vedete come tutto torna? Vedete come è così importante che uno come Beppe abbia trattato come ha trattato uno come Renzi? Basta leggere i sottosegretari e i viceministri che ha messo su. Sa perfettamente che 5 sono indagati. Però evidentemente, se tu stai in quel sistema, se tu ti sporchi le mani una volta, poi rimani sempre con quelle mani sporche. E questo è il concetto. E capite anche perché siamo così intransigenti? Io e Carla siamo chiamate, non so, i Tazzaran, l'ala intransigente del movimento. No, è che capiamo che il sistema le tenta tutte, come mette la ghigliottina, come rielegge lo stesso Presidente della Repubblica, come controlla la stampa, le televisioni e compie una settimana di disinformazione incredibile dopo il decreto IMOS Banca d'Italia, in cui coloro che erano stati picchiati, cioè la Loredana Lupo, sembravano veramente i violenti. E nonostante quella settimana drammatica, dovunque noi andassimo c'era gente che ci sosteneva, ci dava pacche sulle spalle. A me succedono delle cose incredibili. Le hostess sull'aereo, quando spiegano le uscite di sicurezza a destra e a sinistra, si girano verso di me: non mollate. Ci sono, lo sanno, due poliziotti, ma non sono vari, poliziotti grandi, i poliziotti e i carabinieri guadagnano 1200 euro per salvarci, veramente sono dei grandi. Due poliziotti davanti a Palazzo Chigi, che stanno lì tutti eleganti con il mantello, immobili, no? Noi passiamo perché Palazzo Marini, che è quello che appartiene, quello che è di Scarpellini, no? Se ogni cosa che dico c'è sempre il marcio da raccontare, incredibile. Noi, per andare dalla Camera a Palazzo Marini, si passa di fronte a Palazzo Chigi, quindi di fronte a questi due che stanno così. E mentre passiamo io sento psst, psst, loro fermi, mi giro, non mollate, vero? Giuro. Allora, questi sono ottimi segnali. Ma se il sistema fa tutta questa roba, appunto perché ha paura. È un'altra cosa che utilizza il sistema da sempre, non ci mentiamo tra di noi, diciamoci la verità, sono le tecniche di infiltrazione, l'hanno sempre fatto. Dovunque, quando c'è un movimento che vuole buttare giù in maniera democratica e non violenta questo sistema,
c'è sempre qualcuno che prova a infilarsi dentro a questo movimento. Succede nel locale, succede nei meetup locali che arriva il massone di turno. E se volete un consiglio, questa gente prima la mandate via e meglio state. Il massone, quello che magari no, ma io la sono del movimento, però ci avuto, ne sono fatto politica da 40 anni, per carità, non tutti, non generalizziamo, poi c'è pure una persona brava che 40 anni che fa politica e ha capito di aver sbagliato 40 anni, però capite un po' le situazioni, le persone sì, capisco, se ci sta in contatto 24 ore al giorno come noi siamo stati a contatto con questi quattro senatori tanti giorni, tanti mesi, sappiamo di che si tratta. Sappiamo che sono dei sabotatori professionisti. I sabotatori professionisti o li dai via presto, li mandi via, poi non è che li abbiamo picchiati. Abbiamo chiesto, dopo un'assemblea democratica che ha votato con un'enorme maggioranza, abbiamo chiesto alla rete di se li volevano o no nel movimento e la rete ha votato il 70%. Cioè questo vi sembra fascismo? Cioè il fascismo è questo. Cioè che un'assemblea parla, discute in streaming in maniera trasparente, come mi dispiace ogni tanto è saltata la connessione, si parla, questi si difendono, alla fine si vota, ma quel voto non vale perché deve essere ratificato dalla rete, 44.000 cittadini votano e 30.000 decidono per allontanarli dal movimento. Questo è fascismo. Cioè veramente è incredibile, vedete che si rigira tutto. Per te è fascismo, è legittimo. Per te è fascismo. Tranquillo, tranquillo. Stai zitti che voglio sentire che dice, dillo. Ti sto facendo parlare, dillo. Sto dicendo, se dentro a voi me, dentro a voi stessi che avete fatto questa cosa qua, non c'è stato un modo di, diciamo, di confrontarsi. È quello che pensi tu, io sto fuori. In base a che cazzo? Ok, secondo te questo di adesso non è un confronto? Però se tu inizi ad utilizzare così il torpiloco, sei tu che non ti vuoi confrontare. No, no, stai parlando con me. State calmo. Tu ti stai confrontando con me. Quindi non so se in altri partiti hai questa possibilità. Ce l'hai? Una zero. La seconda cosa, te lo sto dicendo, è falso il discorso di pensare o non pensare una cosa. I due senatori che hanno portato e secondo me li hanno sbagliato, ma ci siamo detti, non hanno sbagliato nel merito, hanno sbagliato nel metodo sul reato di clandestinità, diciamo hanno espresso un parere che per esempio Grillo e Casaleggio non la pensano così. Legittimamente, loro hanno un'idea. Io per esempio ho votato favorevolmente all'abolizione del reato di clandestinità perché è un reato che non serve a nulla, a nulla. Questa è la mia, di uno vale uno, io ho votato così. Sì, vabbè, tranquillo. Ti sto rispondendo. Vabbè, tu pensi questo. Non ho capito. Ma di quello che sta esprimendo un'opinione io vi sto dicendo un'altra, poi voi vi farete l'opinione, se darete ragione a lui. Andrea, valuterete se riterrete liberamente se ha ragione lui oppure se quello che vi dico io può essere appunto giusto o sbagliato. Semplice. Io vi do quella che è la mia opinione di uno che vale uno e sto qui con te senza scorta a parlare. Pensaci. Ok. La mia opinione è che appunto non si tratta affatto di esprimere un parere differente. Pensate appunto al reato di clandestinità e la votazione ha totalmente smentito un'idea di Grillo e Casaleggio. Come la votazione sull'andare o meno da parlare con Renzi, io ero dell'idea che non bisognava affatto andarci perché io non ci voglio più parlare con queste persone, però la rete si è espressa e siamo andati a parlare con Renzi. E questa è democrazia. Sì. Non è democrazia quella che stai utilizzando tu adesso, ti stai comportando un po' male, ma è severo. Ha votato un partito, ricordiamolo, che nel giro di 11 mesi, non so se sei d'accordo, ha votato per la guerra in Afghanistan, per i condoni, contro l'innalzamento delle tasse delle slot machine, contro l'innalzamento delle tasse sulla web tax, ha votato a favore degli F-35 e ha rimesso in campo un pluricondannato e un frodo fiscale con Berlusconi. Chapeau! Chapeau! Ribotilo!
rivota il Partito Democratico. Io l'ho votato e questo è il Partito Democratico. Ti fa... No, no. Hai parlato, parlano tutti, con persone che fanno così e dicono le parolacce, io non sono democratico. Allora, se vuole discutere, discute. Se Chiara dice le parolacce, te ne vai a casa. Come se ne andrà a casa al PD, a casa. Così si fa. Le persone così che gli si dà la parola vengono qua e mancano di rispetto, se ne vanno a casa. A casa. Questo è il Partito Democratico, persone che purtroppo in generale sono frustrate perché hanno votato questa gente che fa questo, hanno perso la possibilità di lotta e oggi interpretata dal Movimento 5 Stelle che vota le cose sulle quali lui è d'accordo con quello che votiamo noi, ma viene qui a dire che in un partito, esatto, tutti a casa, con questa gente non c'è democrazia. Esatto, Di Maio provò a parlare in maniera quando Luigi Di Maio era un, lo è tuttora, un attivista, andò in un convegno del PD in Campania e venne picchiato. A lui gli abbiamo dato la parola, viene qua, manca di rispetto, offende, non gli si dà più, semplice. Vi dicevo, per ritornare appunto a questo discorso di questo allontanamento deciso dalla rete, che in una fase chiaramente così delicata, in cui il sistema prova a infilarsi in ogni modo, quando delle persone sono in disaccordo è bello, io mille volte sto in disaccordo all'interno dell'assemblea, mille volte si vota nell'assemblea e quello che è la mia votazione, il mio diciamo desiderio viene alla fine, non viene votato dalla maggioranza, è successo a me, è successo a Carla, però l'idea che l'assemblea decide sempre sulla base di quella che noi definiamo intelligenza collettiva, cioè ognuno porta una determinata idea e alla fine quell'idea vince, cioè crediamo che tutti noi, perché lo siamo, perché Grillo, Casaleggio, ma chi ci ha mai parlato prima di votare? Ma voi credete veramente che Grillo e Casaleggio conoscano questi quattro senatori? O siamo noi che gli abbiamo dato delle informazioni, i territori gli hanno dato queste informazioni, ma voi credete che Grillo sa chi è Orellana, che ho tutte le cose c'ha da fare, ma di che? Cioè credetemi. Vedete, quando l'assemblea decide, non è una decisione frutto, per esempio, come succede nel Partito Democratico, che arriva Letta e dice o salvate la Cancellieri o andate tutti a casa, perché di questo si tratta. Si tratta appunto di una votazione frutto dell'intelligenza collettiva e quella va rispettata. Cioè io devo rispettare sempre una decisione assembleare, perché se non la rispetto sono io antidemocratico. E questa è un po' la logica. E se per 11 mesi tu non è che critichi una cosa, ma tu critichi qualsiasi cosa decide l'assemblea, mi parli di apertura, mi parli di dialogo con Renzi, mi parli, facciamogli delle controproposte come se non fossero 11 mesi che gli portiamo le leggi fatte da noi direttamente in commissione. La legge sul conflitto interessi io l'ho fotocopiata, prima firma Riccardo Fraccaro, e l'abbiamo data in giro ai deputati del PD. Scusate, avete parlato sempre di conflitto di interessi, eccola. Però adesso sai, non è il tempo, non è facile, ci sono le larghe intese. Carla Ruocco lo diceva prima firmataria anche della legge sulle diabolizioni dell'IMU insieme al deputato Barbanti, eccola pronta. Carla Ruocco, firmataria insieme alla Commissione Finanze della legge per l'abolizione dell'IRAP, ne parlerò lunedì sul mio blog. Ogni cosa è sempre così, sono 11 mesi che non gli portiamo le proposte di legge in mano. Sono, sì, quel fatto è rifatto. Per far passare queste cose dobbiamo vincere le europee, non ce n'è un'altra. Se noi prendiamo, e concludo, un voto in più di tutti gli altri durante le elezioni europee, gli si mette molto molto male al Partito Democratico di Renzi. Per quello sono fondamentali le europee. E dico solo una cosa sull'euro. Io, la mia posizione di persona che vale uno, io credo che sia un diritto del popolo stamparsi la moneta e avere una moneta propria. La mia. Ci sono delle persone che non la pensano così. E il Movimento 5 Stelle non nasce per dare ad oggi a 160 parlamentari, che oggi sono su 160 parlamentari e tra qualche anno saranno attivisti a fare i banchetti e voi starete là dentro, un potere maggiore di uno che fa il banchetto. Ma di che? Non siamo come il Partito Democratico, siamo il Movimento 5 Stelle. Per cui il discorso del referendum consultivo
È una sorta, perdonatemi anche di parola, di minaccia che noi si porta in Europa. Noi ci siamo resi conto che le istituzioni si potevano cambiare solamente alzando il tiro. Abbiamo raccolto migliaia di firme per cambiare la legge elettorale e non volere i condannati in Parlamento. Io ieri ho scritto a riguardo, non so se avete letto, insomma, ho scritto sul blog di Gigina Purpetta, cioè ci sono delle persone interessanti. Cioè, io scriverò tutte le settimane, proverò a presentarvi un onorevole della Repubblica, che cioè, ci sono delle persone che vanno conosciute, voi li pagate, non li paghiamo, dobbiamo sapere chi sono. Esatto. Ecco, noi abbiamo provato, vi ricordate, con il primo V-Day, da fuori, con un movimento extraparlamentare, a fare determinate cose. Ci hanno ignorato. Hanno lasciato le firme raccolte, 350.000 firme in Senato per due legislature, che poi decadono. Allora abbiamo pensato, seguendo il consiglio di Fassino, di fondare un movimento. Siamo entrati e abbiamo preso nel 2009. In Europa la stessa cosa. Noi ti diremo, ci sono da fare queste cose, con gli Eurobond, slacciando alcuni vincoli vergognosi, abolendo il fiscal compact, abolendo il meccanismo Europa di stabilità, quel fondo salva stati che è una sola, incredibile, perché il fondo salva stati è una vergogna. Noi daremo dei soldi nostri, soldi che abbiamo e soldi che non abbiamo, emettendo altri titoli, quindi indebitandoci ancora di più, per dare dei soldi in questo fondo salva stati, e qualora dovessimo sicuramente tra qualche anno avere bisogno di questi soldi, questi ce li ridaranno, però oltre con gli interessi, chiedendo quello che si chiama aggiustamento strutturale, cioè minore spesa pubblica, tagli ai posti letto negli ospedali, tagli alla scuola pubblica, vendita di tutti gli asset. Occhio che l'abolizione del titolo quinto della Costituzione, cui parla Renzi, che da un lato è giusto perché certe cose devono stare in mano al potere centrale, per esempio la sanità, ma è magari il viatico per vendere le municipalizzate, per permettere allo Stato di iniziare a svendere. Pensate sempre, quando viene fatta una cosa anche buona teoricamente, pensate sempre al marcio. Il decreto IMU Banca d'Italia deve essere, come dire, la nostra linea guida. IMU è una cosa buona, ma di fianco c'è la schifezza, così come l'abolizione del Senato è buono, no? Cioè comunque meno senatori, meno pagati, meno spese. Vediamo quanto può essere buono, perché la doppia lettura di una legge ha sempre permesso all'opinione pubblica di informarsi su un determinato provvedimento. E per esempio le leggi liberticide schifose contro le intercettazioni, e sapete quanto servono in questo paese mafioso le intercettazioni, sono passate in un ramo del Parlamento, ma grazie alla sollevazione popolare dell'opinione pubblica e dei mezzi di stampa non sono passate nell'altro ramo del Parlamento. Vedete che il bicameralismo ha anche un'ottima funzione costituzionale. Il lodo Alfano, quando hanno voluto, l'hanno fatto passare in 7 giorni, per ora ci dicono le leggi, il Parlamento è lento perché è colpa dei due rami del Parlamento. Occhio, riflettiamoci, poi prendiamo tutti assieme una decisione, però riflettiamoci. Se tu vai in Europa, e concludo veramente, gli dici o fate questo, o si ridiscutono questi trattati, o pensiamo agli Eurobond, o si inizia a pensare a un'Europa della solidarietà dei popoli e non della finanza, oppure noi per forza dobbiamo uscire dall'euro. Vedete come questo è il meccanismo. Dire oggi per forza via dall'euro non serve, è uno step successivo, immediatamente successivo. Poi, per l'amor di Dio, il Movimento 5 Stelle nasce per creare sovranità, sovranità politica, è questa. È che quel cittadino, anche se ha votato un'altra cosa, viene qui e parla, e io valgo esattamente come ognuno di noi. Oggi due legislature e poi a casa, che è un miracolo, non pensiate che è sbagliato, è un miracolo, perché se stai troppo tempo dentro in quel palazzo ti contamini, funziona così, grande. Funziona così. Infatti 25 giorni di squalifica mi rigenereranno fuori. È questa la logica, sovranità dell'informazione, guardate quanti cellulari che li prendono e spareranno queste informazioni in rete, le vedranno 2, 3, 4, 5 persone, ma staranno lì per l'eternità, e per l'eternità sapremo quello che ci siamo detti oggi. Sovranità alimentare, ne ho parlato molto in Sicilia, abbiamo presentato una serie di leggi con la Commissione Agricoltura per il chilometro utile, per il mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, cioè per detassare la produzione locale e innalzare per esempio dazi a prodotti di minore qualità che ci arrivano dalla Cina. Populismo. Sovranità bancaria, per quello ci siamo così arrabbiati su quel decreto, perché il Movimento 5 Stelle vuole una banca pubblica e nazionalizzata, e anche sovranità monetaria. Dobbiamo anche iniziare a pensare alla sovranità monetaria, cioè a stamparci la propria moneta. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie a te Ale, buona domenica a te. Buone ferie. Piccino, attenzione!
Vedete la rete? La rete non è solo internet. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, composta dai seguenti magistrati omissis, ha pronunciato la seguente sentenza. Condanna al pagamento degli importi a fianco indicati i convenuti Matteo Renzi, euro 14.535, somme tutte a favore dell'erario e segnatamente dell'amministrazione provinciale di Firenze. Così deciso in Firenze, Camere e Consiglio, il 29 settembre 2010, dell'8 novembre 2010 e del 30 marzo 2011. Ci ha portato la sentenza di condanna in primo grado per danno erariale del Presidente del Consiglio. Iniziamo bene, Matteo Renzi. Grazie, buona passeggiata. Scusate un attimo, non so, allora lui voleva parlare un attimino rispetto alla scuola, un ragazzo di 19 anni, attivista, veramente in gamba insieme ai suoi amici, quindi insomma... Bravo! Allora, io ho parlato anche prima e volevo dire una cosa semplicissima. La società, l'Italia, si fa con la scuola. Punto, non si fa con nient'altro. Le persone che un futuro andranno a fare i politici, gli avvocati, i medici, qualsiasi altra persona, è passata dalla scuola e siamo in un paese con un governo e con governi anche passati che non hanno considerato questa cosa e che hanno declassato tutte le scuole, hanno tagliato i finanziamenti, hanno dimezzato le ore, hanno tolto i professori, non c'è sicurezza. Io vado in una scuola, sono rappresentante di istituto insieme a lui e loro sono altri rappresentanti di istituto che sono giovani e che fanno parte del Movimento 5 Stelle che non sono agibili. Siamo in delle scuole che rischiano di crollare da un momento a un altro e ci sono 600 studenti che sono amici miei, sono nipoti tuoi, sono figli tuoi, sono parenti a qualcuno qui in mezzo, sicuramente. Allora io mi chiedo, il Movimento 5 Stelle, che io in questo momento rappresento e che rappresentiamo tutti quanti, perché il Movimento 5 Stelle è questo, sono i cittadini, deve prendere una posizione assolutamente chiara su questo, cioè noi dobbiamo combattere per fare in modo che le scuole tornino ad avere quella dignità che gli è stata tolta, perché non è possibile andare a scuola e stare con l'ansia che ti crolla il soffitto, che non c'è il professore, che se il professore sta male non viene a scuola, non gli pagano lo stipendio, che la bidella non c'è, che le uscite di emergenza non ci sono. I bagni fanno... Pensate che nella nostra scuola, quando piove, dai sotterranei esce l'acqua della fogna. L'acqua della fogna esce da dentro la scuola. Andate un po' voi in una scuola con l'acqua della fogna sotto al banco, eh? Cioè, ecco, solo questo volevo dire, tutt'altro. Grazie. Lui che ha perfettamente ragione. Allora, sul sito parlamentare 5 Stelle, gli 8 della Commissione Cultura e Istruzione, tra cui Giuseppe Brescia, che sarà il prossimo capogruppo alla Camera, e il Partito Democratico, il Partito del Pubblico, ci ha bocciato un emendamento per dare 8 miliardi di euro pubblici alle scuole pubbliche. E sono gli stessi identici deputati che invece, che stiamo calmi lì, non scherzo, che invece permettono che in Afghanistan vengano spesi ogni giorno 2,6 milioni di euro. Ogni giorno 2,6 milioni di euro ci costa la guerra in Afghanistan. È lo stesso partito, queste cose le dobbiamo dire, che ha abbonato decine di miliardi di euro alle concessionarie delle slot machine, che sono le stesse che finanziano una fondazione che si chiama Vedrò, che finanzia le campagne elettorali, pensate, sia di Alfano che di Letta. E questa è la situazione, queste cose dobbiamo sapere. Per cui io sono un vostro portavoce da 11 mesi, mi sono reso conto che le uniche vittorie che otteniamo sono sempre alzando il tiro, minacciando l'ostruzionismo, spesso lo facciamo di giovedì, quando, questa cosa ve la dico, quando il giovedì noi vediamo ci sono tutti i trolli, te lo giuro, tutti i trolli delle persone, degli altri deputati devono partire per il fine settimana e li mettono dove lasciamo i cappotti? Davanti al guardaroba stanno tutti i trolli con tutti i nomi dei deputati. Noi quindi appena vediamo i trolli sappiamo è il momento per minacciare lo istruzionismo. Così non se ne vanno. Così loro per paura di rimanere il giovedì, venire del sabato, dice questo emendamento, ma dai diamoglielo. Funziona così, è tipo il mercato. È così. Però ormai l'abbiamo imparato, per cui dobbiamo iniziare ad alzare il tiro. Però per passare queste modifiche strutturali, cioè per togliere soldi alle scuole private e assegnarle esclusivamente alle scuole pubbliche, dobbiamo vincere le elezioni.
Per fare questo ognuno di noi deve convincere 3-4 persone, deve informare, deve avere pazienza, come sulla storia di Bersani dopo mesi è passato, perché nessuno più ci chiede, forse quel signore prima, perché non avete dato la fiducia a Bersani? Bersani che non ce l'ha mai chiesta la fiducia, ma poi insomma dopo 11 mesi di questo Partito Democratico penso che se avessimo dato una fiducia a quel partito oggi il Movimento 5 Stelle sarebbe scomparso, era morto. Bersani poi tra l'altro un uomo, l'altro giorno sono andato a salutarlo, gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione, ma non bisogna dimenticare che ha preso 98.000 euro da Riva dell'Ilva per finanziarsi la sua campagna elettorale, non ce lo dobbiamo dimenticare neanche se sono in convalescenza. Come è passata questa roba? Passerà pure il discorso delle epurazioni, come le chiamano, che sono semplici allontanamenti. Passerà anche, ma già è passato, sapete la prima settimana, Grillo non ha fatto parlare Renzi. Oggi le persone che leggono i nomi di questo governo mi dicono, non pensa, l'ha trattato troppo bene. Lo dicono. Come? Solo veloce, ma a breve scadranno 500 nomine di 76 società, i CDA di 76 società partecipate, Eni, Saipem, Post. Quanto siamo incisivi sulle nomine di la quelle ripeto. Società? Sì, adesso quanto siamo incisivi voi come movimento? Noi come movimento sulle ci saranno una serie di nomini adesso. E qualcuno dice che il fatto che Renzi sia entrato adesso così in fretta e in furia sia anche esatto per mettere dei pezzi grossi, sapete, nelle grandi municipalizzate, nelle partecipate, in questi enti un tempo che erano fiore all'occhiello dell'economia. Il Leni di Mattei, ad oggi c'è quel Tangentaro De Scaroni. Ecco, Saipem appartiene a Finmeccanica, tra l'altro. Saipem è mischiata anche nell'affare Marò, insomma, sono queste aziende qua. Ragazzi, noi siamo minoranza, quindi è evidente che se la maggioranza e si mettono tutti assieme, come è successo, no? Si arroccano in questo modo, cioè che partiti così antagonisti, teoricamente, PD e PDL, oggi vanno a braccetto ai ristorantini a farsi il filetto al pepe verde davanti a Monticello a festeggiare, brindiamo che siamo al governo, è evidente che è difficile, noi come sempre ce la mettiamo tutta, ma io vado sempre, io con i miei colleghi, noi andiamo tantissimo nelle piazze e ora stiamo anche utilizzando le televisioni, qualsiasi cosa, perché abbiamo capito che l'unico modo per cambiare l'Italia e questo marcio è andare al governo e andarci da soli, cioè andarci senza alcun legame con questo sistema, e si può fare. Si può fare anche con questa schifosa legge elettorale, qualora dovesse passare, che è uno schifo, comunque non serve il 51, quelli dicono, ah ma serve il 51, non ci arriverà mai il 51, no, comunque già passerebbe il 37, che è uno schifo perché niente preferenze, premi maggioranza anticostituzionale, è uno schifo, però serve il 37, come? Lo so, giustamente, non alla coalizione oltretutto, perché il signore ha perfettamente ragione, ma l'hanno fatto apposta per salvare SL, la Lega e Fratelli d'Italia, no? Vabbè. Ragazzi, lo sappiamo, però lo dessero chi? E dimmi che devo fare, io non ci posso entrare lì. Dimmi. Ripete pure questo. Il premio di maggioranza non va dato alla coalizione, ma va dato al partito. Per battaglia che intendi? No, ok, quindi concretamente dici presentate degli emendamenti, così sì. L'abbiamo già fatto! Andiamo in televisione, ci andiamo! D'accordo, tua suocera però, spiegagli qualcosa pure, tu a tua suocera, anche tua suocera per forza. Ok. Io non voglio avere questa importanza per tua suocera. Sono d'accordo, ma lo capite che quello che tu dici l'abbiamo già fatto? Lo capite che per andare oltre occupiamo il tetto? Lo capite che per fare questo ci sbattono fuori dalla camera un mese? Ma che dobbiamo fare? Noi i fucili non li prenderemo mai, mai, mai. Perché si cambia così, con l'informazione e la partecipazione pubblica. E con la democrazia vera. Però quello che voi chiedete, dite fatelo, l'abbiamo già fatto. Si cambia con l'opinione pubblica, giorno dopo giorno, informando a destra, a sinistra, così, perché nessuno senza tutto questo lavoro che facciamo tutti quanti avrebbe mai saputo che significa un emendamento, l'articolo 138, il decreto Union Banca d'Italia, ma che ne sapevamo fino a 11 mesi fa? Ma chi sapeva il nome di un sottosegretario 11 mesi fa? Chi sapeva cosa era un viceministro, una delibera?
un emendamento, un ordine del giorno, non serve a niente l'altro, l'ordine del giorno. Che ne sapevamo? Come adesso, che ne sappiamo di quello che si fa in Commissione Europea, nel Parlamento Europeo? Chi sono? Noi sappiamo solo che c'è Iva Zanicchi, Mastella e Colenna. Wow. La Comi, che altro c'è? C'è la Chiara una volta, Tagliani. Salvini, forse Drupi, perché Drupi non si vede più, forse starà al Parlamento Europeo. Borghezio, ma Borghezio sta sempre alla Camera, non so perché, sta sempre alla Camera. Lui e Rizzo, il comunista che si lamenta dei 4.000 euro di vitalizio, stanno a scroccare la connessione internet in Parlamento, ve lo giuro. Io ve le do queste informazioni, scroccano lì la connessione. Perché state qua? C'è la connessione internet. Solo in Parlamento c'è il wifi. Incredibile. Questo Borghezio e Rizzo, Rizzo quello pelato comunista che dice io difendo i lavoratori, io sono compagno, quello che si lamenta dei 4.500 euro di vitalizio al mese, eccoli i comunisti, abbiamo creduto ai comunisti. Bravo! Bravo! Allora, ecco cara, ti lascio il microfono. Allora, questa roba che lui dice il signore sulla legge elettorale ha ragione, perché il premio di maggioranza ad oggi, tra l'altro Renzi aveva detto entro febbraio si chiude, siamo a marzo ancora adesso. Lo sapevamo e ci hanno detto, vi ricordate? Ma vi pare tutti i giornalisti, ricordi Carlo i giornalisti? Ma voi state iniziando il percorso adesso, quando lo finirete tardi? La legge elettorale nostra è praticamente pronta ormai, grazie al voto su voto. Non ho capito. Di questo ti risponde più Carla che se ne occupa. Un attimo solo, ragazzi. Siamo. L'Italia l'hanno tenuta in mano loro, l'hanno rubata, massacrata e loro non pagano adesso di tasca loro tutti i cittadini che hanno rovinato. Esatto, sì, esattamente sì. Allora io vi saluto che vado a Roma, perché oggi pomeriggio è domenica e voglio andare al cinema. Andiamo al cinema. Pagando il biglietto ovviamente, pagando il biglietto ovviamente. Non c'è sta storia della tessera che ci hanno pure tolto, poi già parlo da casa. Che frase brutta. Gli hanno tolto, giustamente, le tessere in tribuna d'onore con la Russia. Vai. Tra l'altro io sono, so che io sono della Lazio e in questi giorni. In questi giorni fossi andato in tribuna d'onore vicino all'Odito, altri 25 giorni di sospensione. Lo so. Sono della Lazio, però auguro alla Roma di vincere lo scudetto con tutto il cuore. Tanti auguri. Una foto col candidato. Grandi. Ragazzi, ci saluta, saluta Ilaria e poi ce ne andiamo tutti a mangiare a casa e buona domenica a tutti quanti. Grazie, grazie. Saluto anch'io e lascio la parola a Ilaria. Vai Ilaria! Grazie, grazie Carla, grazie Alessandro. Veramente vi ringraziamo tantissimo perché per noi questo è importante, vi abbiamo un po' utilizzato, perché il modo da farci vedere.